Rispetto al rapporto, io dico che bisogna scindere i punti di vista. Un conto è quello legato al mio mestiere, per cui io non solo sento una fascinazione per il mio personaggio, ma gli sono proprio devoto. Devoto, perché sento di interpretare Ciro così come interpreterei Macbeth. È la stessa cosa, cioè sono ovviamente. Staccandomi poi dalla rappresentazione e osservandola da cittadino, mi rendo conto che noi contribuiamo a un racconto di una parte del nostro territorio che è straziante. Però io dico questo, ho sempre concepito il mio lavoro come un suggerimento, non come una cosa necessaria. Ma se questa serie fa tanto parlare di Gomorra e di Camorra, visto che così come non lo fanno gli accadimenti reali, perché io non ho mai sentito un dibattito e delle polemiche così accese, neanche sulla morte di una vittima innocente, allora significa che magari qualcosa di buono stiamo facendo. Mi farebbe molto più piacere che tra i nostri amministratori incentrassero la maggior parte del proprio tempo a criticare i fatti della realtà e non una serie TV. Però ognuno. Allora io a seguire, condivido quasi tutto quello che ha detto Marco. Il mio approccio a Gomorra è arrivato dopo, alla seconda serie, in realtà per la prima serie ero stata anche chiamata e poi evidentemente c'era Chanel che aspettava dietro l'angolo per me, quindi è andata così, è così, meno male perché Chanel è un regalo come personaggio, parlo da attrice, un personaggio così complesso, così a 360 gradi proprio pieno di angolature, pieno di spigoli. È un regalo proprio perché hai la possibilità di prenderlo e di vederlo come vedessi Medea. Marco parlava di Macbeth e io parlo di Medea, di Clitennestra, anche di Macbeth, cioè sono archetipi. È qualcosa che va oltre il personaggio inserito nel contesto della camorra, eccetera. O meglio, quello è un punto di arrivo. Il punto di partenza deve essere per forza quello di considerarlo un archetipo, l'archetipo del male, della violenza, di tutto ciò che c'è di scuro e di buio dentro noi stessi. E così ho fatto, e così com'è la lezione che ho imparato in tanti anni di teatro, che è quella un po' di Artaud, no? Artaud diceva che siamo noi, chi fa questo mestiere è malato, ha una schizofrenia profonda dentro di sé. E questa schizofrenia è data da tutti i personaggi che uno riesce a ingoiare. E con cui convivere e bisogna rivendicarla questa sorta di strana malattia mentale che ti porta a prendere un personaggio e a mangiarlo e a farlo a pezzi, farlo.